Bene, se non ci sono interventi possiamo passare al quarto punto all'ordine del giorno, che prevede elezione del presidente del Comitato Regionale Veneto. Ora, voi sapete che esistono due candidature che sono state verificate dalla Commissione disciplinare territoriale, che si è costituita in collegio di garanzia elettorale, ha ritenuto valide le due candidature, e la candidatura, come è stato pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale, sono quelle di, per ordine alfabetico, di Ruzza Giuseppe e di Vaccari Fiorenzo. Il regolamento delle assemblee prevede che le votazioni per l'elezione alla presidenza del Comitato Regionale debba avvenire per voto segreto oppure per voto palese nell'eventualità che qualche candidato lo richieda e non si oppongano gli altri candidati. Io ritengo però che la votazione debba avvenire, dato il numero dei partecipanti a questa assemblea, per voto segreto, e quindi provvederemo successivamente per le votazioni stesse. Dal momento che la domanda all'ordine del giorno è elezione del presidente del Comitato Regionale Veneto, io credo che i due candidati vogliano esporre all'assemblea i loro programmi elettorali, quindi uno alla volta prenderanno la parola per illustrare appunto quelli che sono i loro programmi. Si tratterebbe di stabilire chi dei due candidati prenderà la parola per primo. Se non ci sono accordi preliminari tra i due, io preparerei due bigliettini riportando su uno il nominativo di Ruzza, sull'altro il nominativo di Vaccari, e poi chiameremo il segretario dell'assemblea perché estragga quale dei due candidati verrà a prendere la parola per primo. E mi dispiace non aver potuto completare la relazione che riguardava soprattutto i ringraziamenti verso voi società, verso tutti quelli che mi hanno dato veramente una mano in questi due anni. Perderà comunque lo sport e perderà il calcio veneto. Perderà perché, a mio modestissimo avviso, sono venuti a mancare, da parte di qualcuno, i principi cardine dello sport, specie quello dilettantistico e giovanile, la lealtà e la coerenza. Parlerò poco di programma, perché vi è già stato inviato più volte a casa e spiegato nelle varie riunioni. Ogni programma si basa su fatti concreti e io credo che in questi due anni di aver parlato poco, ma di aver realizzato tante cose, troppe forse, e questo ha scatenato le invidie e il mal di pancia a qualcuno, è un termine che ho rubato dal presidente D'Avecchio, perché abbiamo scoperchiato troppe nicchie oscure di mala gestio. Il nostro programma per il prossimo quadriennio, se saremo eletti, sarà quindi basato sulla continuità e sull'impegno, per completare e migliorare ancora, laddove questo sia possibile, quanto non abbiamo ancora potuto fare in questi due anni, sempre comunque a stretto contatto con voi dirigenti di società. E le nostre parole sono suffragate dai fatti, lo avete visto e sentito prima nella relazione al bilancio e lo trovate nella brochure che mi è stata consegnata. Cari dirigenti, voi non siete nati ieri, io lo posso ben sostenere, perché per oltre 30 anni ho fatto come voi il segretario di una società dilettantistica, facendo di tutto, per cui sono convinto di conoscere le società e soprattutto i loro problemi, sicuramente molto meglio di chi non ha mai fatto dirigenti di società e ha sempre vissuto lo sport dall'altra parte della barricata, su una scrivania o vivendo le gare serenamente in un angolo della tribuna, mentre gli altri in campo sudavano e soffrivano per la loro squadra. Io ho sudato e sofferto tanto per la mia squadra. Questi sono i dirigenti di società che io conosco e che ho molto apprezzato nei due anni di duro lavoro appena conclusi. Mi siete stati sempre vicini e mi avete dato un grosso aiuto, come peraltro sono convinto e mi onoro di averlo dato anch'io a voi. Io ho molta fiducia in voi, più di tutte le chiacchiere
le eresie che sono state dette in questi ultimi mesi. Sono state fatte tante promesse di incarichi a Marghera piuttosto che a Roma, di contributi, di tessere, di benemerenze, di rappresentative e di tante altre cose, molte delle quali sicuramente irrealizzabili. Io non so quanti posti ci vorranno per accontentare tutti in base alle promesse fatte. Noi non abbiamo promesso nulla a nessuno, abbiamo solo assicurato tanto impegno e tanta disponibilità, come abbiamo fatto in questi due durissimi anni. Ho sentito parlare tanto di pranzi, di cene, di festa, da divertire, nemo maniare sardee da una parte e il bollito dall'altra, il pesce a Venezia. È sicuramente un bel programma, conviviale e per stare in allegria. Ma mi domando una cosa, alla fine chi paga il conto? Sempre voi società lo pagate. Ricordatevelo, sempre e solo voi società, con i vostri soldi. Ecco perché noi abbiamo abolito certe feste, perché i tempi sono cambiati e i soldi stanno finendo dappertutto. E noi, per primi, Presidente Nazionale della Relazione dei Tanti, una carica importante per il Veneto. L'ho lasciata percorrere il suo capezzale, distrutto dal periodo commissariale. Ora si parla di mancanza di ruolo politico a Roma. Io l'ho saputo pochi minuti fa. Carlo Tavecchio, la Lega Nazionale dei Tanti, l'UEFA, ha assegnato al Veneto la Region Scappa alla finale, non alla Bielorussia o all'Ucraina. E questo grazie al lavoro fatto da noi veneti e da chi era il comando in questo ultimo periodo. Sono stato spinto in questa scelta da tante persone, in primis da Betty Ruzza, da Carlo Franchi, da Patrick Piton, da Mario del Soler, senza nominare altre persone che oggi non sono presenti in questa tornata elettorale, ma che comunque lo si sa, stanno navigando sotto. Solo due anni fa, nemmeno dirmelo, non hanno mai avuto il coraggio di dirmi in faccia il perché. Io l'ho appreso leggendo i giornali dalle loro presentazioni. E bisogna tenere presente che lo scorso 1 luglio, 4 mesi fa, il presidente Vaccari ha nominato delegati per Verona e Bassano Franchi e Piton. Se non erano d'accordo con la linea di conduzione di Vaccari e del suo consiglio, per coerenza non avrebbero dovuto accettare la carica. E invece lo hanno fatto, dimostrando sempre gentilezza e ampi sorrisi. Ma solo 2 mesi dopo, ecco il ringraziamento. Proverò a spiegarmi, perché cerco di spiegarlo anch'io, il perché di questa strana situazione che coinvolge tutto il vento calcistico. Dicono di non essere contro Vaccari. E allora perché lo fanno? Se mi avessero aiutato maggiormente in questi 2 anni, sarei sicuramente stato più sorridente anch'io, visto che il loro slogan è vogliamo il sorriso e il divertimento. Ma chi è quel pazzo che non lo vorrebbe? Però non possiamo, non dobbiamo far ridere la gente e farci deridere in giro per l'Italia calcistica, come purtroppo è accaduto solo 2 anni fa. Durante l'ultima sessione elettiva hanno cambiato più volte il loro candidato presidente. Prima il dottor Torino, poi doveva essere uno di loro, poi doveva essere Ruzza, e poi alla fine, non avendo trovato nessuno di questi che avesse il coraggio di farlo, lo hanno chiesto a Fiorenzo Vaccari. Sia ben chiaro, loro me lo hanno chiesto. Io non è che volessi fare il presidente regionale. Dal primo giorno da presidente, il mio primo amico, confidente e collaboratore è stato Beppi Ruzza. Non lo può certamente smentire, pur non avendo alcuna carica in consiglio, come prevede il regolamento. È sempre stato invitato ad assistere a tutte le nostre riunioni e sempre con assoluto diritto di parola, come peraltro avviene per gli altri invitati, il presidente del CRA, il presidente dell'AIAC, dell'AIEC, no, perché non è mai venuto. Mi si accusa di aver gestito il comitato in maniera verticistica, solo in 3 persone, errore grave, eravamo almeno in 4, i più stretti collaboratori, e questo dettato anche da ovvie esigenze di distanza, di tempo, di disponibilità del lavoro, siamo tutti volontari. Costini da San Donà, Sanson da Treviso e Betty Ruzza da Mestre, pur non essendo quest'ultimo un consigliere. Grazie alle loro provate competenze e alla loro disponibilità hanno condotto il comitato assieme al presidente e al resto del consiglio. A loro inviavo i verbali del consiglio per le loro integrazioni, i consigli, perché i verbali li facevo io
io sono arrivato qua il 20 di ottobre senza segretario, con consiglio nuovo e con comitato regionale allo sbando, abbandonato negli ultimi 6-8 mesi da tutto e da tutti. Allora il diavolo, e adesso Peperuzza mi accusa di aver fatto tutto da solo. Voglio dire un'altra cosa: i miei due predecessori, Giorgio Luzzere e Giovanni Guardini, avevano delle qualità diverse dalle mie, sicuramente migliori, oltre ad avere un segretario con più di 40 anni di esperienza che io non ho mai avuto. Ciò permetteva loro di gestire personalmente il comitato o in maniera diversa. Io sono stato consigliere e vicepresidente, ma la mia incidenza era molto marginale. Noi almeno siamo stati un po' costretti, un po' per necessità, almeno in quattro, a gestirla contemporaneamente. Non potevo certo chiedere di più al buon Christian di venire tutte le settimane a Marghera da Costermano, oppure a Giacomo da Belluno. Anche loro lavorano. Ho avuto la fortuna di poter contare su alcune persone eccezionali, senza nulla togliere agli altri, e questo ora sarebbe un aspetto negativo della mia gestione. Tengo a precisare inoltre che tutti i 45 verbali del Consiglio Direttivo svolti in questi due anni sono stati firmati all'unanimità dei presenti, nella massima condivisione e trasparenza. Non è che i nostri verbali li firmasse il Presidente e il Segretario, li firmavano tutti. A marzo in Basilicata, con Tonello delle Regioni, un comune amico, che è anche in sala, mi dice: Fiorenzo, attento, perché Betty e Patri che te la stanno mettendo su quel posto. Impossibile, ho detto, sono dei cari amici. Al ritorno in comitato dico questo a Betty, lui come sempre si mette a ridere, il sorriso fortunatamente per lui non gli manca, mi manda a quel paese e dice che sono cazzate, mi conferma che mai e poi mai ha pensato di fare il presidente del comitato regionale Veneto, non ce la farebbe mai, mi dice, e io ingenuo ci credo, ho sempre creduto in Betty, col suo modo di fare, gentile, educato. Lo consideravo e lo considero, e gliel'ho anche detto, un prete con cui confidarsi, nel senso buono della parola, e non come si, e come si fa a non credere a un prete? Io sono un credente, da giovane ho fatto le medie in seminario, dovevo andare anch'io prete, quindi la mia, in questi due anni, tra di noi, mai nessun contrasto, chiedo scusa, siccome questo fatto è stato da tutti rilevato, io dico la mia, poi leggo il mio programma. Allora abbiamo del tempo. No, certo, state tranquilli. Tranquillo, che il tempo viene concesso al candidato Vaccari sarà concesso. Ma se il signore parla mezza giornata. Organizzazione sportiva. Stia tranquillo. Intervento. Organizzazione sportiva. Un quarto d'ora, 20 minuti. Sto parlando di programma, organizzazione sportiva del settore giovanile, del Comitato Regionale Veneto e delle delegazioni. Questo è il programma che noi intendiamo fare e che abbiamo fatto. Sto parlando di programma. Voi società dovete pensare, sapere alcune cose. L'istituzione dal 2006 del cosiddetto evitando sovrapposizioni di strutture con una conseguente ottimizzazione delle risorse. In virtù di questa trasformazione, la Lega Torre dei Tanti ha attuato un monitoraggio amministrativo volto all'eliminazione di nicchie di malagestio, come ha scritto lo stesso Presidente Tavecchio rispondendo alla Repubblica. Malagestio che aveva portato in passato a comportamenti poco virtuosi. Lo sportello unico della Lega Torre dei Tanti ha consentito un risparmio di oltre 9 milioni di euro che altrimenti avreste dovuto sostenere voi. Ho sentito dire una frase che mi ha fatto venire i brividi: portare l'esperienza del settore giovanile in Lega Torre dei Tanti. Mi auguro proprio che ciò non avvenga, perché come diceva qualche giorno fa il Presidente Tavecchio, noi in questi 6 anni che il settore giovanile a livello agonistico, a livello di partite, è gestito totalmente dalla Lega Zona dei Tanti, oltre a portare dei benefici economici, ha portato però i regolamenti a qualche situazione di difficoltà. Diceva sempre Carlo: andiamo al sabato a vedere le partite, non si capisce più niente se giochi 3 contro 3, 5 contro 5, 7 contro 7, tempi da 10, da 20, da 30, si spostano le porte, diventano piccole, grandi, eccetera. Un'unica certezza: due ragazzi morti negli ultimi anni, e un dirigente di questa società è morto di crepacuore perché adesso avrà da sostenere tutte le cause.
Vaccari è un ragioniere, un amministratore e ovunque vada dà sempre un occhio al bilancio che deve sempre guardare. Ho messo il naso su troppe cose a Marghera e nel Veneto e a qualcuno questo non è andato giù. Furti di vario genere in alcuni uffici, navigazioni internet su siti riservati, per non usare la parola giusta, rimborsi spese riservati ai dirigenti residenti nel comune che si autocertificavano residenti fuori del comune per ricevere l'indennizzo, caricamento eccessivo delle spese chilometriche, tanto nessuno non controllava. Sono stato definito il Monti del Comitato Giove Veneto da un delegato periferico che ovviamente non ha avuto il coraggio di firmare la lettera anonima. Rilascio incontrollato delle tessere federali a figli, padri, amici e parenti. Stampo opuscoli utilizzando carta, toner e quant'altro pagati dal comitato regionale e poi venduti incassando un corrispettivo. Nel nostro programma anche noi mettiamo l'autonomia delle delegazioni. Si dice che io non avrei lasciato autonomia alle delegazioni, in particolare quella amministrativa. Premesso che ci sono tante bravissime persone, volontarie, oneste, competenti e disponibili e quant'altro si possa dire delle delegazioni, in bene, il periodo buio del commissariamento